Gli anni 30 negli Stati Uniti furono il decennio della Grande Depressione. Il crollo del mercato azionario scatenò una depressione aziendale a livello nazionale, con 7 milioni di lavoratori che persero il lavoro entro la fine del 1930 e quel numero salì a 14 milioni alla fine del 1931. Immagini in bianco e nero di persone in piedi, nelle file per il pane, fuori delle mense, uomini che portavano cartelli che recitavano «Lavorerò per il cibo», una frase comune sui cartelli dei mendicanti. Famiglie sfrattate, rannicchiate sul lato della strada con i loro effetti personali. Intere famiglie che vivevano nelle loro auto, con i loro pochi beni legati sulla cappotta. Il crimine stava crescendo e i giornali e i cinegiornali resero i cattivi degli eroi, glorificando le imprese di gangster come Al Capone e John Dillinger. Il proibizionismo, inoltre, aveva alimentato la crescita della criminalità organizzata, che rilevò il gioco d'azzardo, il racket del lavoro, il loan sharking, cioè lo stroncinaggio, la distribuzione di stupefacenti e la prostituzione dopo l'abrogazione del proibizionismo nel 1933. I musical rappresentarono una fuga popolare dalla depressione. Attori e attrici lasciarono il segno nella cultura dell'epoca, forse nessuno più della sex symbol Jean Harlow. I suoi capelli biondi platino erano così insoliti che per descriverla fu coniato il termine blonde bombshell, cioè la bomba bionda. Stirare e decolorare i capelli era così comune che la procedura era entrata come un rituale di coming of age, ossia il raggiungimento della maggiore età. Così i capelli lisci non erano solo uno standard di bellezza, ma anche un indicatore della propria posizione economica e sociale. Un esempio lampante è la carriera di bombshell e pin-up Rita Hayworth. Nata Margarita Carmen Cancino nel 1918, Rita Hayworth iniziò la sua carriera a Hollywood nel 1935 con ruoli in gran parte di supporto. Ma con le sue pesanti caratteristiche mediterranee, Hayworth lottò per convincere Harry Cohn della Columbia Pictures a farla recitare in un ruolo da protagonista. L'attrice alla fine accettò un'elettrolisi per far retrocedere la sua delicata attaccatura dei capelli e cambiò il loro colore, oltre che il suo nome, per diventare così una vera e propria protagonista. La popolarità di Hayworth raggiunse il picco a metà degli anni 40 e durante la Seconda Guerra Mondiale fu la seconda ragazza pin-up più popolare, accanto a Betty Grable. Niente di tutto questo apparve sulle riviste dei fan, tuttavia, e il pubblico era in gran parte inconsapevole delle vicissitudini che la Hayworth attraversò nella sua trasformazione da starlet a star. Dal 1939 al 1940 il National Bureau of Home Economics, una divisione del Dipartimento dell'Agricoltura, compilò le misurazioni di oltre 15.000 donne bianche per aiutare i produttori di abbigliamento a sviluppare un abbigliamento ready to wear, ossia il prêt-à-porter. La compilazione fu il primo studio scientifico su larga scala delle misurazioni del corpo femminile. Si registrarono ben 59 misurazioni per ogni donna volontaria per assicurare ovviamente risultati più accurati. I risultati per le donne di età compresa tra 25 e 29 anni rivelarono che la donna americana bianca media nel 1939 era alta circa 5 piedi e 3 pollici, cioè poco più di 1,60 m. Pesava 124,7 libbre, cioè 56,5 kg,
con misure rispettivamente di pollici 34,2, 27,3, 37,8, che equivalgono a 86,86 cm, 69,34, 96,01. Quasi universalmente le donne nere in America si sono stirati i capelli tra la fine degli anni 40 e i primi anni 60. Lo stiramento dei capelli era diventato non l'influenza dannosa di uno standard di bellezza bianca, ma piuttosto un rituale di maggiore età per le ragazze.